vedi, mi siamo quasi perfetta, possiamo iniziare. Sabrina, benvenuta nel nostro ristorante del Corso, ci troviamo qua ad Altamura. Grazie Giuseppe. Questa appunto è la nostra cucina e oggi un piatto che ti andremo a preparare è questo spaghettone con un battuto di capperi, olive taggiasche e filetto di branzino, di spigola. Quindi ingredienti semplicissimi che si possono trovare anche in casa. Bene Sabrina, adesso ti lascio nelle mani del nostro chef Michele Cioce, buona preparazione e buon vento a tutti. Sei pronto? Yes. Andiamo! Bene, Sabrina, innanzitutto benvenuta anche nella mia cucina del ristorante del Corso di Altamura. Per buon vento prepariamo uno spaghettone del Corso. Gli ingredienti: spaghettone di semolo di grano duro, battuto di cipolla rossa, battuto di capperi, battuto di olive leccino, tartar di branzino o spigola, pomodorino marinato all'origano selvatico. Gli ingredienti li troviamo in qualsiasi cassetto di casa, infatti la ricetta nasce proprio a casa. La cipolla l'avevo, il capperino sotto aceto ce l'avevo, le olive sotto sale ce l'avevo, la scatoletta del tonno a posto del branzino, due pomodorini dalla cocchia, pomodorini cioè? Tipici nostri, pomodorino varietà Palagianello che viene raccolto quando è verde e appeso poi nel garage con delle corde di jute e fatti pomodorini seccare. Al filo in italiano. Procediamo, iniziamo. Certo, innanzitutto caliamo la pasta perché lo spaghettone ha bisogno sempre di un bel po' di tempo di cottura. Spaghetti di semola di grano duro rimacinata. Sì. Un filo d'olio extravergine di oliva e abbiamo aggiunto subito il battuto di cipolla rossa. Parto tutto a freddo, parto insieme. È piacevole sentire la differenza delle consistenze, la cipolla che diventa morbida, il cappero che diventa croccante e l'oliva che perde un pochettino di umidità e diventa il sale in questo caso. Quindi questa ricetta è anche iposodica, non aggiungeremo sale oltre a quelle che hanno già gli ingredienti. Facciamo leggermente soffriggere. Giochiamo anche con la fiamma perché avendo comunque consistenze diverse tenderebbe a bruciare. Bisogna saper giocare con le fiamme, un po' come con le donne, un pugno e una carezza. Ecco, dopo di ciò possiamo aggiungere del prezzemolo. Io con le lische e teste del branzino ho preparato un brodetto. C'è il trucco dello chef. Vabbè, chiaro, qui. Per poter spingere in maggior modo il profumo del branzino. Quindi non acqua di cottura non della pasta. Non acqua di cottura, ma con le lische e teste creiamo un brodetto. Poi se ci avanza il giorno dopo mangiamo la pasta spezzata con brodetto. Che di io pasta. Adoro e tu lo sai. Uno dei miei piatti preferiti. Quindi la consistenza è diventata più liquida. Sì, è abbastanza liquida, poi ho una metodologia tutta mia nel cucinare. Cioè? La pasta a metà tempo di cottura in acqua e metà tempo di cottura in salsa. Quindi in salsa concentriamo e in più sprigioniamo amido, quindi andremo a legare anche la salsa, quindi diventerà una cosa abbastanza cremosa. Tempo di cottura di questa ricetta? Non vorrei dire il numero perché è 17, però... Facciamo 18, viva l'abbondanza. O 16 al dente. 16 al dente, okay. Si consiglia. Michele, siamo pronti a scolare la pasta? Sì, ecco. Io ti do le direttive, ma giammai oserei guidarti in cucina. Anzi, mi faccio guidare, apprendo e carpisco i segreti del grande chef Michele Cioce del ristorante del Corso di Altamura. Stiamo scolando gli spaghettoni di semola di grano duro rimacinata, che abbiamo chiamato spaghettoni del Corso. Adesso intanto però procediamo in padella, dove la pasta sta ultimando la cottura, con l'aggiunta del pesce. Aggiungiamo il branzino o spigola, in base alla zona d'Italia in cui lo compriamo. Alla fine tutte e due rappresentano lo stesso pesce, spigola perché la spigola ha una forma abbastanza appuntita, quindi uno spigolo, o branzino perché ha delle grandi branchie, quindi branzino deriva proprio da grandi branchie. Questa è una bella curiosità, due nomi per indicare lo stesso pesce che qui al ristorante del Corso proviene? Proviene dal mare Adriatico, siamo porto andati... Porto di? Molfetta. Eccoli qui, spaghettoni al battuto del Corso. La ricetta per buon vento, tutti cotti per lo chef Michele Cioce. Per Sabrina Merolla. Per il branzino? Sì. Vediamo com'è. Ma è spigolo o branzino? È buono. Michele, sei troppo bravo, buon appetito. E buon vento. Prego. Ciao.
sono i cardi ed io li pulisco. Dal ristorante del Corso di Altamura, buon vento!